buonasera e bentornati a Flash News, l'appuntamento con l'informazione in onda da lunedì al venerdì alle 19 sui canali social di Per Sempre News. Oggi partiamo dalla cronaca perché Alberto Cospito verrà trasferito nel penitenziario di Opera a Milano, lo ha riferito il suo avvocato dopo che ieri il medico di fiducia aveva sostenuto che il detenuto fosse a rischio fibrillazione in considerazione del suo calo ponderale e quindi aveva sollecitato il trasferimento. Danneggiamento e incendio aggravati da finalità di terrorismo, questi i reati ipotizzati dalla Procura di Roma nel fascicolo aperto dopo le azioni di matrice anarchica compiute contro l'auto di un funzionario dell'ambasciata italiana a Berlino e contro il consolato italiano a Barcellona. In merito al caso Cospito, la Premier Giorgia Meloni ha sottolineato che lo Stato non deve lasciarsi intimidire da chi pensa di minacciare i suoi funzionari. Intanto i carabinieri del ROS stanno perquisendo a Bagheria le abitazioni dell'ex amante del boss Matteo Messina Denaro, Maria Mesi, e di suo fratello Francesco. Entrambi in passato erano stati indagati per aver favorito la latitanza del capomafia. In quell'occasione Francesco Mesi patteggiò la pena. Passiamo in Gran Bretagna perché l'ex premier Boris Johnson, durante un'intervista rilasciata alla BBC per il documentario Putin contro l'Occidente, ha rivelato che il presidente russo Vladimir Putin lo aveva minacciato con un attacco missilistico nel periodo precedente, il 24 febbraio 2022, quando la Russia invase l'Ucraina. Secondo quanto sostenuto dall'ex primo ministro britannico, Putin gli riferì che gli sarebbe bastato un minuto. Tuttavia la BBC scrive: è impossibile sapere se la minaccia di Putin fosse genuina. Chiudiamo con il caso Juventus perché la Corte di Appello FIGC ha scritto nelle motivazioni della sentenza per le plusvalenze che la Juventus ha commesso un illecito disciplinare sportivo tenuto conto della gravità e della natura ripetuta e prolungata delle sue violazioni. Per oggi è tutto, vi ricordiamo il prossimo appuntamento con Flash News domani sempre alle 19 sui canali social di Per Sempre News. Buona serata.